say that it feels right. Nel video in cui facevamo la I Call You, io e Shade, avevo detto che avrei fatto presto un video per un make-up da stronza, ovvero un trucco, diciamo, da vendetta. Quale vendetta migliore esiste se non apparire perfette e bellissime, senza difetti? Quindi questo è un tutorial per apparire perfette davanti alla vostra crush, al vostro ex, al vostro fidanzato che vi ha fatto arrabbiare e che dovete punire in qualche modo. Ovviamente ironico, ma in realtà neanche tanto, cioè, secondo me ci sono due o tre consigli che davvero sono utili. E io spero che vi piaccia e vi lascio il tutorial. Il primo passo è preparare la nostra pelle per tutto questo trucco che andremo a mettere e quindi è fondamentale che sia completamente priva di pori. I pori che abbiamo sulla nostra pelle dovranno essere nascosti e dovremo cercare di creare una base perfetta. Andate con un primer magari siliconico, perché è proprio quello a cui servono questi tipi di primer. Oltre a tenere meglio il trucco, vanno anche a minimizzare i pori. In assenza di un primer del genere potete provare con la calce e una cazzuola e vedere se magari l'effetto è lo stesso. Comunque l'importante è che la base sia completamente liscia. Io utilizzo questo Skin Trainer CC Blur di Kiko, che fa esattamente questo lavoro qua. Potete anche provare con il Professional di Benefit, con il Baby Skin di Maybelline, e tutti questi tipi di primer vanno a ridurre l'apparenza dei pori e a opacizzare la zona T. Come fondotinta io vi consiglio di non sperimentare, utilizzate ciò che sapete che funziona per la vostra pelle, che sapete durerà tutto il giorno e vi dona un incarnato naturale. Non vogliamo far sembrare che ci stiamo impegnando troppo, ma vogliamo essere perfette senza sforzo, nonostante ci stiamo mettendo in faccia tutto ciò che possediamo nel nostro beauty case. Io mi sto trovando molto bene con il Fit Me di Maybelline, questa è la colorazione 105, e vado a metterla tutto il viso per essere sicura di avere una coprenza omogenea e anche un po' sul collo, perché non vogliamo nessun distacco, non vogliamo che si noti la presenza del fondotinta ovviamente. E poi vado a sfumarla con il pennello di Real Techniques, questo è un pennello a setole molto, molto dense e quindi perfetto per sfumare il fondotinta, e vado a premerlo nella pelle e non strisciarlo, perché al massimo con dei movimenti rotatori, perché questo anche aiuta a minimizzare i pori e a far sembrare l'effetto più naturale possibile. Andiamo a coprire tutte le occhiaie, tutte le imperfezioni che abbiamo. Non dovrà risultare che ci stiamo ammazzando di Nutella per sopperire al nostro deficit amoroso e quindi non vogliamo che i nostri brufoli vengano visti. E ne utilizzo anche uno un po' più chiaro per illuminare la parte sotto gli occhi, perché questo darà sicuramente uno sguardo più sveglio e non farà notare che abbiamo pianto tutte le nostre lacrime la notte stando sveglie per la nostra crush. Andiamo a stendere i nostri illuminanti, lo faccio prima di mettere qualsiasi polvere in maniera che non si impasti nulla, perché volevo metterne uno che passa da cream to powder, questo qua è di Essence, si chiama So Glow, e lo vado a mettere con una spugnetta su tutte le aree che vogliamo illuminare, quindi praticamente ovunque. In questo modo non andremo a impastare troppo la nostra base dopo, quando andremo a fissare il correttore. Voilà, questo è solo un primo step, ovviamente tornerò con dell'altro highlighting. Come dicevo, andiamo a fissare il correttore, ma in maniera molto molto lieve. Cerchiamo di non esagerare con la polvere, perché non vogliamo assolutamente avere un effetto polveroso in faccia, l'effetto cake, l'effetto torta, che è proprio brutto da vedere. Quindi con molta attenzione andiamo a fissare il correttore con una cipria trasparente, colorata come volete. Poi con un pennello un po' più grande passiamo su tutto il viso, proprio per fare in modo che non si muova più nulla. Facciamo un lievissimo bronzing, perché ovviamente vogliamo sembrare appena tornate da una vacanza, anche se siamo state chiuse in casa davanti al computer a stalkerare su Facebook la nostra crush. Quindi molto lievemente vado a scaldare tutti i bordi del mio viso. Poi facciamo un po' di contouring, perché comunque sappiamo perfettamente che non vogliamo che si veda tutto ciò che abbiamo mangiato
la Nutella di cui stavo parlando prima non vogliamo che si veda su tutto il nostro viso, quindi andiamo a fare un po' di contouring, cerchiamo di snellirlo un pochino e scolpirlo. Da questa palette di Morphe prendo questi due marroni più freddi, li scarico per bene e poi molto piano vado a definire il mio zigomo. Anche un pochino il mento e il doppio mento. Ricordatevi che stiamo facendo questo trucco perché vi veda dal vivo, quindi deve risultare tutto molto naturale e sfumato. Piuttosto svegliatevi un'ora prima e iniziate a sfumare. Vado a fare anche il contouring del naso perché ovviamente lui ci ricorderà con un naso, noi vogliamo che ci ricordi con il naso che invece vorremmo avere. Ma non avendo tempo di andare a farci la plastica, faremo un po' di contouring. Ora ripasso il mio highlighting con uno in polvere, questo è Moonlight Pearl di Elf, il mio fidato highlighter. E vado a intensificare l'highlighting perché vogliamo che l'effetto finale sia accecante, noi vogliamo accecare quello strobo. Dovrete ricordargli che siete la luce che illumina il buio della sua vita inutile. Ovviamente anche sull'arco di Cupido, perché praticamente è un rito sacrificale perché Cupido ci caghi e ci aiuti in questa impresa che stiamo cercando di compiere. Natural Glow. E ora non dimentichiamoci le clavicole perché questo le farà risaltare ancora di più. E noi vogliamo sembrare praticamente appena tornate dal Biafra e quindi dovremo cercare di esaltare tutte le nostre ossa e vorremmo anche essere appena tornate da una vacanza, quindi mettiamo un po' di highlighter ovunque così sembra che stiamo brillando, ci siamo presi il sole. Metto un po' di blush satinato rosa per dare un po' quell'illusione di quel viso angelico un po' da putto che ovviamente risulti naturale. Pettiniamo e definiamo le sopracciglia cercando di donare al viso insomma un'aria decisa con delle sopracciglia decise. Fissatele con un gel in maniera che non si spostino, non vi facciano brutti scherzi durante il corso della giornata, perché tutto dovrà essere al suo esatto posto, non c'è spazio per gli errori. Ora passiamo agli occhi. Io direi anche qua stick with what you know, quindi non osate, non fate robe mega colorate, fate un trucco più nude così almeno non sarà troppo intenso. Io eviterei il nero, eviterei i colori scuri e eviterei i colori sgargianti, andrei sul neutro senza esagerare. Magari scegliete un neutro più caldo, un neutro più freddo, però mi raccomando non sperimentate, non è il momento adatto di sperimentare. Io quindi vado con un marroncino su tutta la piega dell'occhio per dare profondità e poi con un marroncino più chiaro, due marroncini più chiari, vado su tutta la palpebra. Segno solo lievemente ancora di più la piega dell'occhio con un colore un po' più scuro, pochissimo, veramente veramente pochissimo, e lo sfumo verso l'esterno. E poi vado a illuminare tutta l'arcata sopraccigliare con un colore molto chiaro e metto un po' di illuminante nell'interno dell'occhio perché ovviamente sappiamo perfettamente quanto aiuti questo. Ora io trovo non ci sia niente di più intimidatorio di una linea di eyeliner veramente sharp e tagliente come una lama, anzi vado a prendere un coltello. Voilà, sottile e tagliente, proprio come lo volevamo. Il prossimo passo è il mascara. Ora, non dovete usare un mascara qualsiasi, dovrete usare il mascara più caro che avete. E ora vi spiego perché. Quando vi verrà da piangere perché magari lui non vi sta cagando, perché qualsiasi ragione, siamo donne, siamo bipolari, è normale che ci venga da piangere, voi, prima di versare la prima lacrima, penserete al vostro mascara. Penserete a quanto avete speso per quel mascara, quante ore di lavoro ci sono volute per comprare quel mascara. E vi assicuro che le lacrime torneranno indietro e voi non piangerete. Ricopritevene come se da esso dipendesse la vostra vita e forse in un certo senso è così. Io sto usando il The Real di Benefit.
Passando alle labbra, vi stupirò, questa volta non andrò su un rossetto Kiss Proof e vi spiego perché. Sapendo di non avere indosso un rossetto Kiss Proof, se mai lui dovesse tentare di baciarvi, voi, non volendo rovinare il capolavoro che avrete creato, non lo bacerete e questo lo spiazzerà tantissimo, no? Secondo, perché un rossetto bello glossy o un gloss o in generale qualcosa di lucido sulle labbra le renderà molto più succulente e invitanti, un po' come un hamburger praticamente. E quindi è quello l'effetto che vogliamo fare, vogliamo che siano wow. In più come colore io vi consiglio un nude, per ricordargli che è esattamente come lui, non vi vedrà mai più nude. Io ho scelto un nude sul rosato, per dare un po' quell'effetto da Barbie stupida che agli uomini a quanto pare piace, ma poi oggettivamente se siamo furbe, in realtà tutto questo è calcolato. Sopra stendo il Butter Gloss di NYX in Crème Brûlée, che ha anche un ottimo odore, quindi anche questo aiuterà a renderle invitanti per la vostra crush. E voilà, il tutorial finisce qua, io spero che vi sia piaciuto e se così lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. E se sei arrivato a questo punto del video, commenta con bipolare o con l'emoji che uscirà qua. Ci vediamo nel prossimo video, peace out!